E abbiamo con noi il docente, tutor, referente. Adesso ci spiegherà lui chi è dell'ITS Last, Ivan Russo. In realtà io so che lei è un professore, un docente dell'Università di Verona. Ma allora che cosa ci fa all'interno dell'ITS Last? Sì, effettivamente io lavoro all'Università di Verona, ma ancora 10 anni fa, il rettore dell'epoca mi chiese di essere coinvolto in questo progetto ITS per conto dell'Università di Verona. Da 2011 in poi io sono il presidente del Comitato Tecnico Scientifico, insieme a altri colleghi e alle aziende, sostanzialmente mi occupo di preparare i programmi e didattici del biennio ITS. Quindi c'è una forte collaborazione fra l'università e gli ITS. Io credo che siano complementari, sono due percorsi alternativi, entrambi validi, e direi che la storia dell'ASTTS dimostri questo attraverso, potete tranquillamente vedere i tassi di occupazione che abbiamo e le professionalità che abbiamo costruito, principalmente nell'ambito logistico, ma più recentemente anche nell'ambito del service management del settore automotive, dell'ICT e nell'internazionalizzazione logistica. E questo è dovuto al fatto di aver messo attorno a un tavolo fin dall'inizio le imprese. Fondamentalmente abbiamo chiesto alle imprese cosa potevamo fare per loro dal punto di vista del programma, quali erano le figure professionali che mancavano. E a quel punto, con un'interazione che è, come dire, periodica con le aziende, abbiamo costruito il programma assieme anche ad altri colleghi di altre università, in particolare l'Università di Padova e l'Università di Bergamo. Abbiamo costruito un programma che di anno in anno viene misurato dalle imprese anche attraverso, come dire, gli stage, e le aziende stesse sono docenti all'interno del programma, e credo che la cartina di tornasole del buon successo del progetto LAST di Verona è sicuramente dato dai tassi di occupazione, che sono oltre il 90%, e per alcuni bienni abbiamo oltre il 95% sostanzialmente l'occupazione totale, e soprattutto, come dire, anche dei percorsi di carriera dei ragazzi. Quindi abbiamo i primi che sono usciti nel 2013, che hanno veramente raggiunto degli obiettivi professionali molto molto interessanti. Cosa possono diventare? Quindi che professionalità vengono coltivate all'ITS Last? Nell'ambito logistico, dove abbiamo una storia un pochino più strutturata, le persone vanno sostanzialmente a organizzare i trasporti, a gestire un magazzino, a preparare tutta la documentazione, a interfacciarsi con i clienti nell'ambito delle operazioni internazionali, quindi dalla documentazione alla gestione dei prodotti. Poi, diciamo, sulle parti TST abbiamo persone che, come dire, vanno a costruire dei percorsi digitali per le aziende. La digitalizzazione, l'industria 4.0, è un elemento di oggi è ad assolutamente necessario essere, come dire, agenti primari di innovazione all'interno delle aziende. I nostri ragazzi assolutamente lo sono, e come lo è, ad esempio, l'esperto che coordina e dirige un'officina di manutenzione per quanto riguarda il percorso di service E quindi riassumendo in due parole, perché scegliere ITS Last? management. Perché è un percorso innovativo, sgrezziamo i ragazzi e li facciamo inserire nel mondo del lavoro con una professionalità ben specifica che il mondo del lavoro apprezza e su cui investe. E allora abbiamo qui con noi Giuseppe Perrotta, buongiorno. Buongiorno a voi. Perché le aziende come la vostra investono negli ITS? E questo è stato un po' uno dei nostri quesiti all'inizio, quando abbiamo deciso di portare la scuola all'interno dell'azienda e l'azienda all'interno della scuola, perché la carenza endemica di personale stava diventando un problema del quotidiano. Diventa difficile attrarre all'interno del nostro mondo persone che possono poi rimanere in questo mondo e prendere parte a quelle che sono le attività di gestione di un'azienda complessa come la nostra. Si notano delle differenze tra chi ha un diploma ITS e invece altri ragazzi che magari hanno un diploma tecnico o addirittura i laureati? Beh, noi accogliamo all'interno della nostra azienda durante il periodo dello stage sia ragazzi che arrivano dal mondo della formazione professionale e i ragazzi che poi arrivano dal mondo dell'ITS. E devo dire che ci sono delle differenze sostanziali in tutto questo. In primis perché parlo della formazione professionale, mancando questo collegamento diretto di specialisti,
i ragazzi arrivano in azienda e sono un po' disorientati. I ragazzi che fanno il percorso dell'ITS hanno una quantità di ore di attività formativa con specialisti del settore, quindi quando arrivano all'interno dell'azienda vanno a collegare quello che hanno visto in aula con quelle che poi sono le attività quotidiane che si svolgono all'interno di una struttura come la nostra. Quindi quando noi facciamo attività formativa in aula spieghiamo quelle che possono essere le problematiche all'interno di un reparto e nel momento in cui i ragazzi vengono ospitati in azienda creano il collegamento, no, tra la parte teorica con quelle che sono poi le attività pratiche. Quali sono le caratteristiche che voi cercate nei candidati e quindi che questi ragazzi devono coltivare? Ma questo dipende anche un po' da quelle che possono essere le inclinazioni dei ragazzi. Ci sono ragazzi che sono più inclini al rapporto con il cliente e quindi il cosiddetto front office, no? Chi fa l'accettazione, quindi capacità di comunicare, essere empatico con il cliente. Poi ci sono ragazzi che per natura magari sono meno inclini al rapporto con il cliente e trovano la giusta collocazione nel reparto della logistica, quindi il magazzino, tutta quella che è la movimentazione dei materiali, che sono elemento portante nel ridurre il downtime, quindi il tempo di fermo del veicolo, perché i veicoli per poter essere riparati necessitano del ricambio, quindi la catena deve perfettamente funzionare. E poi abbiamo tutta la parte del back office, la gestione delle garanzie, dove vengono richieste determinate competenze tecniche e anche delle competenze dal punto di vista della gestione dei processi. Sicuramente c'è una carenza in tutti i settori e il personale che ha questa capacità di sapersi trasmutare dalla scuola all'interno del mondo del lavoro può essere un elemento estremamente vantaggioso per loro, anche poi in termini di sviluppo della carriera.